Lo conoscevate questo giocatore? Secondo voi è veramente il 2004 più forte? E soprattutto, secondo voi, diventerà un campione oppure sparirà come hanno fatto tantissimi altri giovani? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi ricordo che alle medie, nell'ora di scienze, studiai una certa teoria, la teoria dell'evoluzione di Darwin. Teoria molto interessante che racconta come le nuove specie animali hanno dovuto effettuare delle modifiche per continuare la sopravvivenza. Bene, adesso guardiamo questa cosa nel calcio. Youssoufa nasce il 20 novembre del 2004 in Camerun, però poi adesso ha la nazionalità tedesca perché comunque si è spostato a giocare al Borussia Dortmund. È un 2004, quindi ha 15 anni e voi direte, vabbè, ma gioca nelle giovanili. No ragazzi, il Borussia Dortmund addirittura ha spinto contro la Bundesliga per cambiare le regole, per farlo debuttare non a 16 anni, perché la regola è che i giocatori possono debuttare nei campionati a 16 anni, a minimo 16 anni, mentre invece Moukoko è talmente forte che ha spinto il Borussia Dortmund, sua squadra dove gioca adesso, a chiedere il cambiamento delle regole. Io adesso non vi voglio raccontare più nulla, poi vi racconterò comunque delle cose extra a fine video, andiamo a vedere le clip. Vi ricordo che per magliette così, qua sotto in descrizione trovate il link di FC Maglia e vi lascio nel commento principale un link speciale che vi permetterà di ricevere delle magliette in omaggio, superato un tot numero di spesa. Sono sincero, anche io non ho visto tutte le clip e quindi sono curioso, proprio è una vera reazione, perché comunque non me la sono preparata prima, ho trovato questo video su YouTube e ragazzi, andiamo a reagire insieme. Già così uno lo può vedere, fisicamente non sembra un quindicenne, ve l'ho detto ragazzi, la teoria di Darwin, secondo me, almeno nel calcio, con questi ragazzini che stiamo vedendo ultimamente, ha funzionato, perché ragazzi, a 15 anni, che poi non è nemmeno tanto alto, lui è alto 1,77, non è altissimo, a parte che a 15 anni sono tutti ormai 1,77, solo io sono 1,74 a 22, però comunque, fisicamente, guardate che macchina! Guardate quanto è grosso! Cioè, guardate, che poi qui sta giocando contro le altre squadre della primavera, quindi contro giocatori under 19. E ragazzi, non è facile, qui addirittura fa le esultanze di Cristiano Ronaldo, perché comunque mediaticamente è un giocatore molto d'impatto, perché comunque è 2004, raga, continuo a dirlo, ma cioè, perché mi sembra troppo strano. Eppure, boh, alcuni dicono, vabbè, ma è normale, è normale. Ragazzi, è troppo forte. Poi è mancino, ma non so se state vedendo che i due piedi li sa usare entrambi. È una bestia, è veloce, è potente, è tecnico, è fisico, ha un buonissimo tiro. Lui poi è un attaccante, eh? È un attaccante, è una prima barra seconda punta. Guardate, già si parla di contratto milionario con la Nike e ancora non ha esordito in prima squadra. Poi lui è nato in Camerun, ma adesso ha la nazionalità tedesca, perché comunque giocando col Borussia Dortmund da un po' poteva appunto richiederla, e la Germania si è fiondata subito su questo giocatore, come è giusto che sia, perché porca miseria, raga, lui veramente farà parlare tanto di sé. E io lo dico vedendolo, mi sembra un ragazzino umile e non è il ragazzino tipo Hashim Mastour, che comunque faceva le skill eccetera 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 e poi in campo non dimostrava. Stiamo parlando di un giocatore che a 15 anni ha fatto 38 gol e 10 assist in 28 partite di primavera. Regà, quindi non stiamo parlando di un giocatore che tra virgolette sia tutta fuffa. No, non è tutta fuffa. Anzi, è molto 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 concentrato. Ho visto tipo alcune interviste dove soprattutto il fratello, che non ho capito se gli faccia da manager, però lui ha un fratello più grande che racconta appunto di come Youssoufa sia concentrato solo sul calcio, e nel frattempo comunque lui ha tutti gli impegni scolastici, ovvio non sono gli impegni scolastici normali, però comunque vive la vita di un classico adolescente di 15 anni, vita che ho vissuto anche io, e il mio pensiero era fare le carriere, trovare la ragazzetta. Questo invece, parte sto gol, non so come l'abbia fatto. Comunque dicevo, il suo pensiero invece è quello di debuttare in Bundesliga col Borussia. Ma vi immaginate una coppia? Lui con Haaland? Ma porca, ma veramente sto Borussia Dortmund quanto diventa forte. Comunque anche qui, guardate come attacca la profondità. Guardate poi, qui incrocia, tunnel. Giocatore assurdo, giocatore assurdo. Molto freddo sotto porta, io non gli ho visto sbagliare gol. Veramente pochissimi, sia il tiro da fuori, ma allo stesso tempo è freddo sotto porta. E per un ragazzo di 15 anni, io continuo a ridirlo, ma non è da tutti, non è da tutti.
Perché comunque comunque sei così giovane e non hai esperienza, cioè magari tu non... certe cose non le fai nemmeno perché appunto non ti hanno insegnato farle. Quindi magari tipo il pressing dell'uomo eccetera eccetera. E vuol dire che è uno che si è messo sotto, vuol dire che è uno che viene seguito, ovviamente perché Borussia Dortmund. Però nel senso uno che viene seguito ma non se ne frega. Perché qua mi viene in mente un Balotelli giovanissimo all'Inter. Cioè ragazzi lui faceva un po' quello che voleva, poi ovvio era fortissimo e quindi giocava. Però tutti un po' l'hanno detto, no? Balotelli con la testa a posto sarebbe stato quasi da pallone d'oro. E chissà se questo ragazzo un domani potrebbe vincere veramente il pallone d'oro. Perché almeno sulla carta ha tutte le carte in regola, almeno mediaticamente adesso. Bisogna vederlo poi in prima squadra. Però ragazzi dicevano lo stesso nelle giovanili. Nelle giovanili immagino che dicessero: vabbè, ma adesso nelle giovanili fa gol perché comunque è cresciuto, è forte rispetto ai suoi coetanei, ma vediamolo in primavera. E in primavera poi con i giocatori comunque con 4 anni in più ha fatto, vi ripeto, 38 gol e 10 assist in 28 partite. Io ragazzi sul mio Instagram sto praticamente portando una serie sui giovani, che tra l'altro vi invito a seguirmi su Instagram perché veramente è una serie molto figa, del tipo questa ragazzi. Ragazzi, cioè tipo Mukoko eccetera eccetera, io li porto sempre prima e poi li porto su YouTube. Niente, vi voglio raccontare delle cose sul giocatore. Allora, vi voglio leggere i record, che purtroppo non mi ricordo da solo, quindi devo leggere tutti i record che ha infranto. Allora, è stato il giocatore più giovane della nazionale tedesca under 16, e volete sapere a che età ha debuttato? A 12 anni e 311 giorni. E ovviamente è stato il capocannoniere più giovane della squadra nazionale tedesca a 12 anni e 313 giorni. Quindi, praticamente 2 giorni dopo aver esordito, ha fatto anche una marea di gol e ha raggiunto il ruolo comunque di giocatore con più gol. Poi è stato il giocatore più giovane della A Junior Bundesliga, quindi praticamente la primavera della Bundesliga, a 14 anni e 277 giorni. E ovviamente anche qui il capocannoniere più giovane della A Junior Bundesliga a 14 anni e 277 giorni, quindi giorno dell'esordio è diventato anche il bomber della A Junior Bundesliga più giovane. È stato anche il giocatore più giovane della UEFA Youth League a 14 anni e 302 giorni. E ovviamente anche qui il capocannoniere più giovane della UEFA Youth League a 14 anni e 338 giorni. Per chi non sapesse cosa sia la UEFA Youth League, è praticamente la Champions League delle primavere. Sicuramente vi sarà capitato di vedere qualche partita, di sicuro. E ragazzi, c'ha anche il record di più gol in una stagione della B Junior Bundesliga, quindi non è questa volta la primavera, ma è la cosa sotto, 46 gol nella stagione 2018-2019. Comunque, ragazzi, questo giocatore sicuramente lo vedremo molto 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 presto. Detto ciò ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram. Secondo voi questo giocatore ce la farà ad arrivare a livelli alti oppure si perderà per strada? Chissà ragazzi, io sono veramente curioso. Noi comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!